Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere ci troviamo nuovamente con Gran Turismo 7. Sono passati circa 3 mesi da quando io ho pubblicato l'ultimo video dedicato a Gran Turismo 7 parlando della modalità carriera, quindi i nostri eventi della modalità circuiti mondiali. In realtà è una sorta di modalità carriera. In ogni caso noi comunque siamo andati avanti con Gran Turismo, abbiamo pubblicato un sacco di video VR e non VR, ma ci eravamo proprio interrotti con la vera e propria carriera di questo Gran Turismo 7. Io direi che è arrivato il momento di continuarla, perché la vorrei completare. Sicuramente tra pochi episodi, quella di GT Sport, se non sbaglio, è durata 97 o 98 video. Con questa serie su Gran Turismo 7 sicuramente la superiamo, quella di GT Sport. Per quanto riguarda un piccolo recap per gli eventi, allora in Europa non abbiamo nulla da completare, abbiamo fatto già tutto quanto. Era rimasto qualcosa in Asia Oceania sicuramente, ecco Suzuka, quella famosissima gara della GT3 Cup con il sistema di difficoltà basato sui peperoncini. Vedremo più avanti, magari la proviamo con il VR. Questo episodio, come potete vedere, dai, proviamo a ritornare a giocare un po' senza. Non è passato il divertimento col VR, giusto per cambiare un pochettino. Dal prossimo sicuramente lo rimettiamo. Invece per quanto riguarda le altre piste non dovremmo avere nulla, però aspetta che Tokyo qui ha tantissimi eventi. Ecco, infatti vedete abbiamo la Silvia Sisters Cup, tra virgolette, una gara di 3 giri a Tokyo. Per quanto riguarda invece il tracciato di America, abbiamo sicuramente gli eventi dedicati all'autostrada 1 di Grand Valley. Ecco, ne abbiamo un bel po' da fare. Io direi di fare così, allora partiamo con questi due primi eventi. Ci andiamo a leggere qualcosa per quanto riguarda lì le targhette dei menu extra, perché se noi andiamo su caffè, i menu tradizionali li abbiamo finiti, non ne hanno più aggiunti, però abbiamo quelli extra. Abbiamo da vedere le ricompense per quanto riguarda le gruppo 2. Vi ricordate che comunque ai tempi dissi non ho comprato neanche un'auto gruppo 2, non ci sono gare. Abbiamo ripreso, in realtà ho ripreso a farmare un pochettino nei pochi momenti liberi lì nella gara da 600 pp a Tokyo, e sto mettendo da parte un sacco di soldi, sto cercando di comprare tutte le auto possibili. Infatti come potete vedere le auto gruppo 2, almeno di questa targhetta, li abbiamo tutte. No, ma dovremmo averle tutte proprio in generale. Abbiamo da vedere anche il menu numero 9. Abbiamo da vedere anche il menu numero 16 e 17. Non li vediamo tutti in un video, perché questi menu extra ti dicono un sacco di cose, quindi cioè veramente ti passa tantissimo il tempo. Non è noioso, il discorso è che se ne andiamo a vedere 18 il video dura un'ora. Quindi noi ci facciamo con le due gare di Grand Valley, magari scegliamo uno di questi menu extra, così magari impariamo qualcosa che non fa mai male in realtà. Quindi andiamo in America, Grand Valley, autostrada 1, possiamo partire con la prima gara. Che auto possiamo usare? Ne abbiamo un sacco, ma sapete che io volevo provare, aspetta, loro che auto usano? Perché sono tutti modelli stradali però con qualche modifica. Sapete che mi era salita la scimmia? Per quando, no, non è categoria, è costruttore. Durerà un bel po' il video, già ve lo dico, perché ho intenzione di modificare un mezzo. Se noi andiamo su Subaru, ecco vedete abbiamo diversi modelli, però lasciando perdere quella del 2021, andiamo in quella del 2018, che se non sbaglio è lo stesso modello utilizzato in Fast and Furious 9, lì in una sorta di inseguimento a New York. E avevo adocchiato una bella livrea da aggiungergli. Naturalmente li facciamo anche delle modifiche per quanto riguarda la potenza. Andiamo su GT Auto, andiamo su personalizzazioni auto. Dovrei averla già aggiunta ai tempi, solo che è una cosa che ho rimandato per le 100.000 cose che ho da fare e non l'abbiamo più usata. Eccola qua, Fast and Furious 8. Ah, dobbiamo applicargli il kit carrozzeria larga. Vabbè, non è un problema. Quindi andiamo su manutenzione e servizio auto. Non c'è nulla da cambiare perché il modello è nuovo, mi sa che non l'abbiamo neanche mai guidato. Andiamo su carrozzeria larga, spendiamo questi 10.000 crediti. Cazzo, però, ecco, sentite, questo è il rumore della schiena che si spezza dopo 6 giorni su 7 che stai lavorando da un anno. Lavoro completato, mazza, bellissima, eh. Solo che si somigliano un po' tutte, Subaru BRZ, GT86, si capisce più un cazzo, sono tutti uguali. Stavo dicendo, cavolo, aggiungo la livrea, mi dice, non la puoi mettere, devi mettere il kit carrozzeria larga. Cazzo, mettimelo direttamente, ti do quello che vuoi, tipo a livello di soldi. No, devi tornare indietro, andare a metterlo, boh, non lo so perché fanno così. Carica stile, raccolta, stavamo dicendo Fast and Furious 8, ah non era il 9, l'8, boh che cazzo ne so. Mazza ragazzi, ma quanto è bella! È bella veramente questo blu, eh. Non so quanto sia fedele a quella del film, però minchia, sembra veramente piuttosto simile, eh.
Dopo magari un'occhiata in VR gliela diamo. Però in questo video dedichiamoci un po' senza, dai, così mi fate sapere un po' anche voi che cosa preferite vedere durante la registrazione video. Ci consigliava 550 punti prestazioni, quindi andiamo a modificargli qualcosina, tipo filtro dell'aria alla corsa, giusto per dargli anche un po' di potenza in più, perché di base ha 200 cavalli, però se gli metti qualcosa di un po' più prepotente, giusto per schiarirgli un po' la voce. Intercooler da corsa glielo metto, tanto sono tutte modifiche che poi si possono togliere. Sospensioni gliele mettiamo regolabili. Cos'altro li possiamo mettere? Le gomme cosa abbiamo? A parte con le sport dure, io direi che in realtà va bene così. O vogliamo mettere... Dai, mettiamogli le morbide, così aumentiamo un pochettino. Una modifica al turbo gliela mettiamo senza esagerare, eh? Regimi medi, guadagniamo 60 cavalli, dai, giusto per schiarirgli un po' la voce. Gli vogliamo maggiorare anche l'impianto frenante, eh? Non è che poi diventa troppo... Ma sì, dai, tanti soldi li abbiamo. Non vorrei snaturarla troppo, però alla fine, dai, sono tutte modifiche che non è che vanno a modificare più di tanto. Quindi, boh, dai, forse va bene così. Diceva 550 punti prestazioni ottimali, siamo a 550.01, quindi direi che va bene. Ok, punti prestazioni nessun limite, quindi volendo puoi anche sforare. Japanese Clubman Cup 550. Come potete vedere lì dalle piccole immagini, hanno modelli stradali un po' modificati, quindi ci siamo messi un po' al loro livello. Per quanto riguarda la difficoltà, noi come siamo combinati? Dovrebbe essere ancora su difficile, sì, dai tempi che abbiamo fatto i video sulla difficoltà lì della Sofi. Vai, partecipa nel frattempo. E ho letto anche che è uscito un aggiornamento nel menu principale di gioco, che praticamente ci hanno dato una data di scadenza per questa difficoltà. Scade tipo il 29, non so se faremo in tempo, poi vediamo, perché vengono video un po' lunghetti. Tutto manuale, naturalmente cambia d'H. Seconda, lui sicuramente parte con la terza. Guarda che cazzo di sound ha. Bello, bello. Mazza, però che tempo di merda, eh. A livello di potenza non è tanto potente, già me ne sono accorto dalla prima frenata. Ho frenato troppo, sono abituato a mezzi più potenti. Minchia, si sente la turbina però, eh. Occhio. Mazda RX-8. Tra l'altro mi sono messo in maniche corte. Cazzo, la temperatura ultimamente si è... Che cazzo fa sto bastardo? Si è alzata, Non conosco la pista. Cioè, in realtà la conosco, ma non ho mai corso su questa configurazione. Ecco, vedi, questa mo stringe tutta sulla destra. Cazzo, qua se arrivi con auto prepotenti non è una curva facile, Raga, ma quanto è bella. Abbiamo qui il pad. Mi devo attrezzare meglio con queste cose, raga. No, non metto la sesta perché tanto qua, no. C'è da frenare come un abusivo. Era uscito un post su YouTube che sto... Oddio, che sto, che avrei comprato Assetto Corsa 1 su PC. L'ho comprato, raga. Tempo al tempo, vi propongo qualche video. Adesso ci sto installando delle mod un po' carine. Certo che guidare e parlare proprio due cose che non possono coesistere. Bello sto cambio, Le luci non le abbiamo. Le avevo settate. In seconda. No, si poteva anche mantenere la terza. Occhio. Ci ha penalizzati tantissimo. Stare 32. Cos'è? No, 33 questa. Questa è la 33. Ma è stupenda. Vogliamo mettere la sesta.
pezzo. Dobbiamo andare un po' più aggressivi perché siamo dietro. Occhio al muro. Ho colpito. Tiralo sto BRZ, tiralo. Secondo me non la vinciamo. All'inizio sono partito troppo tranquillo. Mi sa che siamo un po' indietro, eh. Cazzo, no. Maledizione con la curva. Oh, è difficile questa variante, perché ha un sacco di punti dove devi scalare in curva e se non fai attenzione l'auto naturalmente ti si gira. Ho riprovato un paio di volte perché mi sono girato nuovamente nello stesso punto, maledizione. No, però con l'auto sono fortemente soddisfatto, è proprio un bel mezzo, eh. Il cambio pure è molto molto appagante. Questi maledetti che mi inchiodano davanti. Ecco, questa è la curva un po' che devi fare attenzione. Preferisco 100.000 volte comunque la configurazione completa, dove c'è il tornantino nel tunnel. Proprio detesto la curva finale di questa configurazione. L'altra secondo me è meglio. Occhio qui, No, vincere mi sa che abbiamo il mezzo troppo lento. Però vabbè, pazienza. La volevo provare in ogni caso. Tiralo, tiralo. Molto tesa, No, ormai è persa, però. Almeno questo riusciamo a superarlo. Un terzo posto. Dai, dai, va bene, va bene. Poi considerando anche che siamo a difficoltà difficile, probabilmente hanno anche mezzi più potenti. Non lo so, perché sapete che da qualche aggiornamento fa, non so il motivo in realtà. Minchia, mi sta superando alla fine. Non so se mi ha superato, mi sa di sì, Quarta posizione, maledetto. Da qualche aggiornamento fa hanno tolto la possibilità di vedere i tempi che fanno loro. Ed è una stronzata, perché prima ti basavi su queste cose, però vabbè dai, ci può anche stare. Comunque secondo me l'R32 di base ha più di 300 cavalli, Vabbè, la recupererò per conto mio. Abbiamo questa qui dedicata alle auto sportive storiche. Maestri delle auto sportive storiche. Abbiamo 580 punti prestazione massimi e 5 giri. Cazzo, però questi sono tutti auto molto difficili. Poi sta pista con questa configurazione non è che mi ha fatto tanto impazzire. Cazzo, qua ci vuole qualcosa di stabile, perché secondo me se vado su una classica americana mi giro ogni 3 secondi sicuro. La 911 turbo, raga, queste sono toste da guidare, non so se ce la faccio. Potremmo provare un Countach. 25esimo anniversario, questa me la ricordo da GT Sport, è molto guidabile. Ma sì, dai, proviamola. Non so se ve l'avevo già proposta. È passato talmente tanto tempo. Setup sportivo. Ma a livello di modifiche cosa abbiamo? Nulla. Le gomme ho cambiato. È tutto stock. L'ho chiamato setup sportivo perché gli ho messo le gomme sportive. A livello di potenza infatti non cambia nulla. 456 cavalli. Ok, va bene, dai, usiamola allora con le gomme sportive. Non so, da GT Sport, ripeto, me la ricordo molto molto stabile. Vediamo quanto è cambiato. Sì, a livello estetico è molto spartana come macchina, anche all'interno, Vabbè, può anche non piacere a me, in realtà piace tantissimo. Questa è la configurazione di prima
al contrario, quindi dobbiamo fare un po' di... Cazzo. Dai, dai, tieni. Minchia, guidabile, eh? Molto guidabile. No, modifiche non ne ha. Niente, me la ricordo male allora. No, a livello di potenza con il BRZ lì non c'è proprio paragone. Ma fatica con le marce anche. Frizione tutta premuta, come ha fatto a non entrare la marcia? La odio sta variante. Poi io ancora non ho risolto sto problema del freno che cicola, maledizione. Questa cos'è, una Maserati Merak? Ci passiamo? Ci passiamo, ci passiamo. Mamma mia, la Stratos, raga. Ma è veramente un mezzo difficile da guidare, eh. Per questo non ve l'ho mai proposto, mi sa, su GT7. Tosta tosta. Minchia, quanto sono avanti quelli, oh. Occhio qui, nelle scalate in curva, ecco. Piano. Questa dice di farla in prima, noi la facciamo in seconda. Cazzo, quello è il modello di Porsche dello scorso aggiornamento, non lo abbiamo più provato, cavolo. C'è anche il 308 GTB del 75. Tra l'altro col nuovo aggiornamento, non so quando uscirà questo video, ma l'hanno annunciato da poco. Anche altri due nuovi intesi che non ci sono mai stati su Gran Turismo. Due nuovi modelli di Porsche, raga. Cioè, sta cazzo di partnership mi sta piacendo troppo. Perché alla fine ci guadagniamo solo noi, con più mezzi, che poi mezzi interessanti, capito? Non mezzi tipo barboni. Entrasse sta cazzo di seconda magari. Forse devo trattarla con gli anni che ha. Nel senso, cambio un po' più lento, perché la frizione è tutta giù. Metto la marcia e vai in N. A volte sbaglio, perché sbaglio io. Però minchia, a volte proprio non entra, raga, giuro, eh. Pericolosa sta macchina. Ecco qua. Abbiamo ucciso un uomo. Finila in seconda. Mazza la Miura, raga, la Miura. L'avevamo provata in un video dove abbiamo usato tre auto storiche di un certo calibro. C'era anche la 250 GT Berlinetta Ferrari, naturalmente. Minchia, quanto cazzo era inguidabile la Miura. Giuro, cioè proprio non ha senso quella macchina. Neanche un setup può fare miracoli. Devo essere più lento col cambio, se mi vedete, se no non entrano le marce. Se vado deciso come con altre auto, tipo l'F50 che abbiamo provato recentemente, la marcia non entra. Poi neanche in scalata, eh. Ho notato che dal gioco si può impostare qualcosa a livello di frizione, tipo input massimo o input minimo, ma onestamente non ci ho capito niente. Se sapete come renderla un po' meno rompicoglioni il pedale della frizione, fatemelo sapere nei commenti. Maledizione, abbiamo fatto strike. Vabbè, dai, i miei video sono divertenti per quello. Uno che guida bene, non c'è gusto da vedere. Non c'è gusto. Andiamo a prendere quel maledetto. Tra l'altro ha il nostro stesso mezzo. Cazzo, un po' lunghetti. La odio sta variante, cioè non riesci proprio a tirare il mezzo. Cazzo, con l'F50 qua, auto 100.000 volte più potente. Cavolo, mi divertivo di più, eh. Sarà anche forse colpa del fatto che siamo al contrario, può essere, eh.
No, l'auto è divertente, divertente da guidare, non c'è. Non c'è dubbio, eh. Ah, sono vicino al muro, maledizione. La detesto sta curva. Dobbiamo prenderlo, raga, è l'ultimo giro. Concentrazione. Dai, 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 dai. Ho chiuso, ecco, non sapevo dove fosse. Lo svantaggio di giocare senza il visore, l'avete visto? Io adesso con il visore avrei potuto vedere lo specchietto per vedere dove cazzo si trovava. Invece ho chiuso a sentimento. E finché lo fai contro i bot dici ok, però se succede online, sai, a quello a cui avresti tagliato la strada non sarebbe tanto contento, eh. Non andava messa la quarta, vabbè, tanto è fatta ormai. Bella, bella. Peccato per il cambio un po' antiquato. Ok, a volte le prende velocemente, ma devi stare proprio preciso, preciso con la frizione, sennò ti va in folle, esplode tutto. Va bene, dai, allora, le prime due gare a Gran Valle sono andate. Mi recupererò la prima, serve un mezzo leggermente più potente. Giustamente se uno si mette lì con magari col pad, ma anche col volante, gioca con un'altra visuale, sta lì preciso che prende tutte le traiettorie tagliate proprio al millesimo di secondo, probabilmente lo può fare, però noi non è che siamo a quei livelli. Io sono più un tipo, cazzo, voglio divertirmi alla guida di una macchina. Oh, arrivo quarto, vaffanculo, che cazzo me ne frega. Prossimo episodio probabilmente recuperiamo questi due. Questa qui da 10 giri la teniamo per un episodio perché è più interessante, signori. Gruppo 1, prototipi, cavolo, qua ci spacchiamo. Dimmi che è la configurazione completa. Autostrada 1, questa che cos'è? Gran Valle Sud, meno male, no raga, giuro, la variante non mi piace, cioè troppo brutta. Quindi come ho detto a inizio video, andiamo nel GT Café qui. Ma tra l'altro l'hanno rinominato. Prima si chiamava GT Café, adesso si chiama solo Café, o sbaglio? Fatemelo sapere anche questo nei commenti, no, mi sa che era GT Café. Menu extra, senza andare, diciamo, a scelta, andiamo in ordine. Menu extra numero 6, no beh, magari questo lo teniamo per i prototipi gruppo 1. Che parla più di auto da corsa. Biglietto roulette 6 stelle motore. Va bene. Congratulazioni, hai tutte e tre le auto. La tua collezione Nissan Skyline GTR è completa. Dopo che avrai preso il tuo regalo, un po' di storia da raccontarti su queste auto. Le foto, minchia, le vanno proprio lì a studiare. Proprio per dire, minchia, wow. Cioè, non è uno scatto banale questo. È tutto modificato con i filtri. Che puoi fare anche tu con i filtri di gioco. Minchia, ma devi stare là un bel po', eh. Menu extra numero 13. Occhio a non skippare prima che... La Nissan Skyline GTR è una sportiva giapponese stellare, molto popolare in tutto il mondo. È un modello commerciale, ma ogni sua caratteristica è stata progettata per la competizione. Di conseguenza non sorprende che la Skyline GTR abbia vinto innumerevoli gare e sia diventata una leggenda. Questa collezione contiene tre auto che fanno parte di quella illustre storia. La storia della Skyline GTR risale agli anni 60. Questa 2000 GTR Akuzuka, commercializzata nel 69, è basata sulla Skyline di terza generazione. Sicuramente in qualche episodio di Fast and Furious si è visto tipo il quinto, quando tornano lì che erano fuggiti, avevano fatto scappare Paul Walker. Il modello precedente, la Prince Skyline GT, montava un motore a 6 cilindri da gara. Questo modello progettato per vincere nelle gare Touring montava un motore diverso dalla versione commerciale. Un nuovo S20 a 6 cilindri in linea da 2 litri basato sul motore della Nissan R380. Perché non la mettono su... Non lo so, raga, perché... se ci vado a discutere io qualcuno si fa male sul perché non mettono queste auto. Una puro sangue da gara. Quest'auto basata sulla GTR ha vinto praticamente tutte le più importanti gare giapponesi. L'anno seguente, il 1970, la gamma è stata ampliata con una più potente GTR a due porte e tettuccio rigido. Anche questa GTR a due porte ha dominato, arrivando a vincere 49 gare nazionali consecutive. Durante gli anni 70 però Nissan ha dovuto spendere gradualmente le proprie attività competitive.
Perché ce lo spiega? Nel 73 è stata lanciata una scala NGTR rinnovata, ma la crisi petrolifera e le rigide normative sulle emissioni delle auto a prestazioni elevate ne hanno permesso la produzione per soli 3 mesi, durante i quali ne sono stati prodotti circa 200 esemplari. Questa GTR, chiamata Ken Mary, nelle pubblicità non ha mai potuto partecipare a una gara. La sua drammatica storia è comunque una parte importante della leggenda delle GTR. Nissan ha poi sospeso la produzione delle GTR destinate alle competizioni. Nell'89 è stata realizzata, dopo 16 anni, una nuova GTR basata sulla Skyline di ottava generazione. Presumo si stia riferendo all'R32. Va bene, va bene. L'auto fu realizzata per le gare Gruppo A del periodo e dotata di un motore biturbo da 2,6 litri prodotto per l'occasione. Il sistema unico a quattro ruote motrici di Nissan le forniva una maneggevolezza degna di una P. Un'auto basata sulla R32 GTR ha vinto 4 volte di fila all'All Japan Touring Car Championship con 29 vittorie su 20, cioè tutte le ha vinte. Dopo il suo esordio nel 69, la leggenda della Skyline GTR prosegue ancora oggi e non accenna a terminare. Sembra proprio che ci siano ancora molti altri capitoli da scrivere nella sua storia. Sapete, secondo me, leggendo tutte queste cose, su cosa dovrebbe fossilizzarsi un prossimo episodio di Gran Turismo? Bene o male, tutti gli episodi di Gran Turismo si somigliano, cambiano delle cose, cambia la grafica, cambiano le auto. Secondo me ci dovrebbe concentrare tantissimo, siccome è un gioco giapponese, sulle competizioni giapponesi. Per esempio, adesso ha parlato lì del Japan Touring Championship. Cavolo, una bella carriera dedicata a tutti questi campionati giapponesi con le auto reali, livree reali, prove libere, qualifiche dei veri campionati, cavolo, con una bella intelligenza artificiale tipo la Sophie. Raga, va che secondo me ci può stare, ripeto, gioco giapponese con tutte queste competizioni degli anni 60, anni 70, 80, 90, 2000, cioè raga, c'è veramente un sacco di roba. Secondo me ci dovrebbero pensare, prendi poi ad esempio anche qui auto da corsa Honda, cioè ci sono un sacco di campionati reali che sono stati corsi, cavolo, mettili in un futuro Gran Turismo 8. Secondo me va che ci esce una cosa molto interessante, eh. Poi, oddio, non è che deve fare solo cose giapponesi, sì. Giustamente il gioco giapponese sfrutta di più cose giapponesi, però puoi anche mettere qualche altro campionato. Anche qui, per esempio, auto da corsa Gruppo 2 sono tutti auto giapponesi. Ci sono stati nella realtà dei campionati dedicati alle categorie GT500, GT300. Secondo me si può fare, eh. Ultima cosa prima di chiudere il video, perché sta andando un po' troppo per le lunghe. Per quanto riguarda gli omaggi, sto mettendo da parte un bel po' di biglietti, così poi quando è il momento giusto, come in un vecchissimo video, magari ve lo metto qui sopra nelle schede, ci facciamo un video dedicato e vediamo quanto ci può assistere la nostra sfiga. A parte questo, ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere naturalmente che cosa ne pensate. Io come sempre vi ringrazio per tutto quanto il supporto. Ci vediamo a un prossimo episodio dedicato alla carriera di Gran Turismo 7. Ci vediamo alla prossima.